Più passaggi di carabinieri e polizia nelle ore notturne, corsi di formazione per medici e infermieri e anche un'app dedicata per le guardie mediche. La prefettura di Pavia ha annunciato un piano per la tutela del personale che lavora nei pronto soccorso e per i medici di continuità assistenziale. Al termine di un incontro tra il prefetto Silvana Tizzano, i vertici delle forze dell'ordine provinciali e i dirigenti delle strutture sanitarie, si è deciso di intervenire per evitare che si ripetano aggressioni e minacce negli ospedali e nel corso delle visite domiciliari. La prefettura chiederà ai comuni che ospitano le sedi di primo soccorso di realizzare interventi strutturali per migliorare i livelli di sicurezza e di mappare le strutture più a rischio. All'interno del posto di polizia del San Matteo, invece, verranno assegnati due nuovi agenti tra febbraio e marzo, mentre negli altri ospedali della provincia sarà disposta una vigilanza radiocontrollata, con più passaggio di pattuglie, soprattutto nelle ore notturne. Le stesse strutture sanitarie organizzeranno poi dei corsi di formazione per il personale, che sarà così preparato a gestire le situazioni più difficili. Ad ogni guardia medica, infine, è stato fornito uno smartphone sul quale è installata l'app Where Are You, sviluppata da REU, l'azienda regionale di emergenza urgenza, e collegata alle centrali di risposta del 112. Saranno gli stessi medici a preallertare le forze dell'ordine, segnalando le uscite per le visite domiciliari ad alto rischio, tenendo in considerazione il luogo, l'orario e la patologia da cui è affetto il paziente.